seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno un po' po' vomito. Io non la chiamerei follia, ho una voglia di evadere che mi porta via. Lavoro troppo e non sono mai a casa mia. Accumulo stress, te l'ho detto, anche colpa mia. Se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea comunque sia. Dimmi quanti laureati hanno la garanzia di non finire lavapiatti in pizzeria. Piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma. Lo so che sua figlia a 16 anni è già una cagna e gira in classe con la pancia mezza nuda davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda. Il mio stipendio assomiglia a un'utopia. Voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia o magari in Mar Rosso. Non dirmi che è vietato, sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Quattro giorni a Canazei, neanche immagini le cose che potrei. Potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei, potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola, potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia perché ho perso i milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marchi in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica Striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Hai visto una ragazza scendere dalla moto? Il secondo dopo è morta cadendo nel vuoto. Quel ragazzo che pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri in macchina, faccia asfalta, mentre guida al telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Questa assurda statistica che ce l'ha fatta. Eppure questo camion tra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dai la caccia? La senti questa voce, la vedi questa faccia? Io sono Fabri Fibra, non voglio figli e i miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Mica posso contare i bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. No, io devo, in questo momento devo toccare qualcosa. Cosa? Fatemi toccare, fatemi toccare. Ma tu sei un uomo un po'. Sì, guarda, cazzo. Cioè, il cazzo è più grosso del mio. Radio ID Italia. Ascoltaci su www.iditalia.com. ID Italia, la radio degli italiani nel mondo. Fiorentina Milan previsto per questa sera. Andiamo subito al Franchi, dove per noi ci sono Fabio Caressa e Beppe Bergomi. 90 minuti per tornare a galla, per trovare l'ossigeno, per vedere la luce dall'Artemio Franchi di Firenze. Sì. Fiorentina Milan, una buona serata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Fabio, per la Fiorentina è un'occasione d'oro, Beppe, per avvicinarsi alla vetta. Sì, Fabio, per il Milan invece è un'altra occasione per fare l'ennesima figura di merda. Sono Beppe Bergomi, un saluto a tutti i telespettatori. Tra le file del Milan c'è Ondà, Destro, Menez, tre attaccanti. La Fiorentina invece ha soltanto Girardino e Diamanti, Beppe. Come la vedi, Beppe? Vedo qualche possibilità in più per il Milan, perché l'ultima volta che ho visto un gol di Girardino giocavo ancora io, Fabio. Quando giocavo io, di certo l'Inter non pareggiava in casa con la penultima in classifica. Beppe Bergomi senza peli sulla lingua, amici di Sky, oggi per questo Fiorentina-Milan.
Intanto sono partiti, è la Fiorentina che avanza con Kurtic, a rimorchio Aguilani, 1-2 con Ilicic, c'è Pasquale in surplus, allargo per Borja Valero, 1-2 con Diamanti che attende il ritorno di Borja Valero per chiudere il triangolo. Borja Valero, un cross, è uscita a vuoto, no, dall'altro, guardi, Diego Lopez, e il rovescio, c'è Girardino, sono davanti al portiere, Girardino, sono davanti al portiere, per il tiro di Girardino, e si mangia un gol clamoroso, Beppe, ma che ha fatto? È incredibile, Fabio, secondo me Montella... prima di fare la formazione è andato a cena da Morgan. Questa è veramente l'unica spiegazione che mi viene in mente, Fabio. È molto probabile, mentre si riprende a giocare, è il Milan adesso che si affaccia, che cerca di rispondere in contropiede con Van Ginkel. Ha spazio Van Ginkel, 1-2 con Bonaventura, libera destro in area, destro, e solo destro davanti a Neto, destro, 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 dai, destro. Mattia, destro, 1-0. A Firenze, sai, Beppe, che ne pensi, Beppe? Ma vaffanculo, cazzo. Ma come, Beppe? Ci manca solo che vinca il Milan, scusate. Sono uscito un attimo dal mio ruolo perché stamattina ho scommesso con Ivano Bordon che la Fiorentina avrebbe vinto 2-0. Già la scommessa è andata. Quando Bordon scommette non si muove mai per meno di 30.000 euro, Fabio. Non è vero, scherziamo. E l'arbitro dice che può abbassare e manda tutti a prendere un tè caldo, 1-0 per il momento, Fiorentina e Milan. Io mi sono portato la schiscetta, Fabio, guarda, ho qui della peperonata, poi c'è un panino con l'anduia e una torta di ceci. Ammazza, stai proprio leggero, Beppe. Ma che te sei portato, Beppe? Eh sì, Fabio, facciamo così, la schiscetta la butto nel cesso, forse è meglio, e andiamo al ristorante che è pieno di figa. Prima della partita ho visto la moglie di Cerci e mi è venuto Barzotto, Fabio. Mi è scappata, Fabio. Ma che stai, ma te porto a mangiare ribollita, così te calmi, Beppe. Saranno contenti a Firenze che hai detto che perde, eh? Aspetta che mette le mani in barriera, Beppe. Ciao, Beppe. Id Italia, la radio degli italiani nel mondo. Martedì 17, Radio Id Italia, ringraziamo tutti gli ascoltatori, belli, brutti, simpatici e un po' meno, sicuramente sempre accade così nella vita. Di ieri abbiamo ottenuto dei dati di ascolto con questo esperimento di comunicazione, giusto a dimostrare che basta lanciare un sassolino e quelli con la coda di paglia sono innumerevoli, oltre al numero di persone che... diciamo, per questa curiosità morbosa, quella che porta anche milioni di italiani a guardare Il Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, purtroppo abbiamo questo. Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Id Italia, io sono Enrico, volevo fare un particolare saluto a Ivona, pozdraviamo Ivona, Barzo, Slicna, Kobieta, però insomma salutiamo tutte le nostre radioascoltatrici in generale, siano esse polacche, siano esse di qualsivoglia nazionalità, religione, credo. Credo, ma non ne sono sicuro. Non so se abbiamo già salutato, diciamo, lo sponsor del mese di marzo. Trattasi. Nel mio bar ho scelto Saikaf. Perché? Perché è buono. Mmm, che aroma. Saikaf, la scelta di gusto. E quindi Charles de Saikaf, a volontà, vi daremo nel dettaglio anche il modo, il come e il quanto e il perché di queste cialde. Nel frattempo mi sono già presentato, sono Enrico, mi trovo a Varsavia in una giornata di sole. Oggi abbiamo ampiamente utilizzato moto, non moto, faremo delle scorazzate per la città, ma non per piacere, giustamente per risolvere e sbrogliare sempre matasse. Diciamo che la scaletta di quest'oggi prevede, come sempre, una parte seria è una parte un po' più faceta. Come sempre iniziamo dalla parte faceta, ma poi proseguiremo con la rassegna stampa, quella seria. Salutiamo tutti gli amici, salutiamo Arcangelo degli italiani in Polonia, salutiamo i vari siti in rappresentanza e, come abbiamo spiegato poc'anzi, stiamo preparando un programma che riesca in qualche maniera a condensare
diciamo alcuni elementi di interesse per noi italiani che viviamo all'estero. Ebbene amici, bando alle ciance, ciancio alle bande, musica no, un altro contributo da parte di Ciao Belli. Ciao Belli. Un saluto a tutti da Alessandro Borghese. Il chef. Bravissimo Roberto, sono qui Alessandro. Nella mia cucina di MasterChef Junior, sì? Dove i bambini diventano cuochi e si sfidano a chi cucina e impiatta meglio le pietanze. L'ho visto, molto carino. Grazie DJ Angelo. A garantire lo svolgimento della gara ci sono io, il più bravo chef d'Italia. Alessandro, no, il più bravo. A me, cracco, mi può tagliare le patate, mi può fare i soffritti, mi può fare le basi, ma non può stare ai fornelli con me. Perché non è capace di usare il sale, non sala, sciapa tutto, fa tutto sciapo, cucina, sciapa e poi sciapa. Ma lì nella cucina ci sono anche i bambini? Sì, c'è Marchino, un cuoco prodigio che è qui con me, che partecipa alla gara. Marchino è De Caronno Vertusella, vicino Milano, ve lo faccio subito salutare. Ciao Marchino. Ciao, sono Marchino, ho 6 anni. Ciao Marchino, ciao. Marchino ha 6 anni. Cosa cucina Marchino? Cosa cucina Marchino? Facci toast. Come fai toast? Marchino ha 6 anni, ma è sviluppato come uno dei 28 anni, che da piccolo si mangiava i sanpietrini. Sì, in effetti tra i miei bambini sono l'unico che in classe ha i peli pubici. Ha già i peli nelle zone, diciamo, anche la scella, insomma, quelle parti lì. Che ti bagnavi da piccolo esattamente, diciamo verso l'anno e mezzo? L'anno e mezzo mia nonna, che di Roma, mi faceva giù il cacio e pepe. No, figlio, tua nonna come si chiama o si chiamava? Cassandra. Ecco, ma lui, Marchino, lui deve sapere cosa cucina lui. Cosa cucini oltre al toast? Allora, se mi puoi prendere una Nutella? Ha un modo di parlare veloce, diciamo nervoso, probabilmente bimbo, mangia anni, molto proteico. Poi sì, faccio la pizza al trancio e la taglio con le mani con i colpi di karate. Bravo, guardate che è molto bravo, sì? E gli rimane un po', naturalmente la mano un po' sporca. Beh, poi vabbè, dopo aver tagliato, però non sente il calore della pizza bollente. Spero che lo faccia quando è più fresca. E poi mi sto perfezionando sui primi. Come i primi? La pasta? Sì. Pasta fatta giù col mattarello. Fa la pasta fresca, pasta all'uovo, pasta naturalmente. Sì. Marchino, posso sapere il tuo cognome? Giambetti. Ma diciamo Giambetti. Marco Giambetti di Caronno. Diciamo. È uno dei favoriti di questa nuova. Adesso non vogliamo spoilerare un po' come ha fatto Striscia. Però vi voglio dire che il favorito è Marco Giambetti. Cioè, ha già vinto. Io voglio dire una cosa sola. Sì. Io devo vincere giù Master G Junior, perché la cucina è la mia vita. Sì, va bene. E non è giusto che vinca un bambino più vecchio. Perché io ho tutta una vita davanti, mentre i bambini vecchi hanno già rotto i coglioni. Ha ragione. Il tuo piatto forte qual è? Il toast. Come lo fai questo toast? Cioè, che metti dentro? È la caratteristica del mio toast, a differenza di altri toast, che metto giù la bresaola. Sì. Ok. Prosciutto crudo. Sì. Prosciutto cotto. Faccio un po' pesante. Stracchino. Sì. Carciofini, sott'olio. Sì. E poi faccio rosolare tutto. E quindi capite, varie bestie sono, diciamo, c'è il manzo, c'è il maiale, varie cose. Bene, salutiamo Marchino. Bene. Saluta Marchino, saluta Roberto Ferrari e DJ Angelo. Roberto Ferrari è quello scemo. Sì, dei due, diciamo di sì. Ciao ragazzi. Ciao. Non che l'altro brilli di intelligenza maggiore. Bene, oggi grazie ai Stringer Chef vi presento la ricetta di un piatto che è il re della cucina elegante. Il polpettone. Il polpettone, donne, prendete nota mentre ballate, così vi rassolate pure le chiappe. Polpettone. Il polpettone, la mollica con il latte, certo. Devi fare ammorbidire bene. Sta già venendo fame. Poi la metti in una terrina capiente e aggiungi il vitello macinato, un uovo intero e parmigiano, il prezzemolo, aglio tritato ed aggiungi sale quanto basta. Per non farlo sciapo, eh. Ora devi amalgamare tutto con le mani. Dai forma al polpettone.
Dai forma al polpettone, deve essere allineato. Oh, yeah! Polpettone con le patatine. Ciao. Questa è Radio Italia. Questa è Radio d'Italia, io sono Enrico, sono le 9.16, Givionta Cesnasce, Gice Varsavia, Suonecne, Fantasticne. E allora ne approfittiamo, ne avevo parlato in passato di questo genere musicale molto popolare qui in Polonia, un genere che in Italia diciamo sarebbe, non so, neanche l'italo disco. In questo momento Ivan sta sicuramente rizzando le orecchie, ma fra un po' gli si rizzeranno le carni, proprio perché abbiamo una canzoncina simpatica, non so se viene menzionata, in un film che è uscito in tutte le sale della Polonia. Trattasi del film Disco Polo, Disco Polo. E allora, sempre per Ivona, dedichiamo questa canzoncina, dedico Vane il Disco Polo e tutta questa canzoncina piena di fighe, sempre nei video. Oh yeah! Ta jedyna, która coś sobie ma, zjawiskowa. Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczy się nic oprócz niej. Ona buzię ma słodką, to ta, która szczęście mi da. Dlatego kocham ją mocno. Ja wiem, że nie liczy się nic oprócz niej. Ona buzię ma słodką, to ta, która się
rientrati in studio giusto appunto alle 9.19, questo era Disco Polo. Sono andato anche a vedere il film, devo dire, effetti speciali incredibili offerti dalla Radio Polo. Salutiamo Walter Cherubini, facciamo anche un po' di pubblicità gratuita. Ecco, se volete mangiare della salsiccia italiana buona, originale, non industriale, e vi trovate a Varsavia, ecco, il ristorante migliore è il Caminetto, in... ostia, non mi ricordo mai, se mi dai poi la via, comunque il Caminetto appare su tutti i siti di Google, e lì proprio con un camino ve la cucinano... seduta stante, quindi potrete vedere anche come procede la cottura del vostro piatto. Quindi salutiamo Walter, motociclista anche lui del gruppo Motociclisti Italiani in Polonia, e anche lui non allineato, diciamo, a questo stato di cose di rincoglionimento totale, e per questo chiaramente in una siffatta pseudocomunità criticato, quindi no, certo, hai il tuo modo specifico ogni tanto di raccontare le cose, io ogni tanto glielo dico, le cose che posta su Facebook non possono essere a volte il confine dell'apologia della violenza, ma le cose che dice non hanno tutti i torti. No, 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 non è Novi Sfiat, caro Nicola, si tratta di un nome complicato, lì c'è anche il mio meccanico, stiamo parlando di Gozław, forse il... Insomma, Walter, dacci sto cazzo di indirizzo, va, ora lo cerchiamo, comunque giusto per fare contento Walter, qualcuno che non se la fa mandare a dire, sicuramente Cristina da Faenza sarà meno contenta di ascoltare adesso questo contributo in base al quale possiamo aprire anche il nostro dibattito oggi serio e costruttivo sulle questioni che affliggono il nostro paese. Vogliamo parlare di Terni? Non è un problema? Ascoltiamo la voce della Zanzara impertinente, molto presto lo riavremo ai nostri microfoni, non dubitate. Con noi Matteo Salvini, buonasera, come andiamo? Buonasera, direttamente da Strasburgo. Giusto appunto da Strasburgo. Non abbiamo votato solo quello. Diritti, però, che avete votato pure? Oggi ci hanno fatto votare anche la regolamentazione della pesca della spigola. No, beh, questa è la spigola, sì, quella che buon anno smettolava, la stessa. Ma Dio buono, ma con tutti i problemi che ci sono, questi devono impegnare uffici. Ma regolamentata come, scusa? È ma per limitare la spigola. La spigola, ma tu vai sugli atti del Parlamento, è pubblico, ce l'ho in macchina, il dossier sulla... E giustamente c'erano dei parlamentari che hanno fatto degli emendamenti dicendo... Ogni Stato farà pescare la spigola un po' come cazzo vogliono ai loro pescatori, senza che sia Bruxelles che volevano limitare la pesca, ma con le maglie, delle reti, le canne da pesca. Grandi, no? Ma c'era uno addirittura, una di sinistra, del GUE, sì, dell'estrema sinistra, ha fatto un emendamento, perché anche i pescatori, quelli che vanno per diletto con la canna, come faccio io sullo scoglio, io vado a pescare al mare con la cannetta, i pesciolini piccolini, se però li pesci e li rilasci... Però danneggi il benessere del pesce. Ci sono delle cose del pesce. Sentite che pure voi ogni tanto fate delle interrogazioni incredibili. No, cioè... capito, ma ognuno pesci e buoi dei paesi tuoi. Lasciate perdere le spigole. Però oggi, a proposito di matrimoni, c'era anche quel passaggio, parlava anche di aborto. Io sono perché la donna decida Sei a favore libertà dell'aborto. Tu io sì, sono perché male. La donna decida come vuole. Però addirittura c'erano dei passaggi in cui si invitavano a facilitare le pratiche dell'aborto. Adesso, un conto è essere rispettoso delle scelte, un conto è incentivare all'aborto. Vabbè, no, incentivare adesso, incentivare con la pubblicità, abortiamo. Ma no, quello no. Però sai che ci sono gli obiettori, però. Ma c'è questa, ma uno fa il medico, è libero di obiettare. Però siccome esiste una legge sull'aborto, se tutti obiettano, chi abortisce? Nessuno. Ho capito, ma il medico ha una coscienza. Infatti non è possibile obbligare un medico a far abortire una donna, questo d'accordo, però lo Stato, essendoci la legge, dovrebbe in qualche modo consentire a uno che vuole abortire di abortire anche... Assolutamente, lo puoi fare in quell'ospedale, in quell'altro ospedale, se c'è chi obietta lo fai nel reparto di fianco, ma il problema è che Bruxelles vuole, appunto, come dicevi stabilire il diritto umano, stabilire quello che è giusto e quello che non è giusto. A me la notizia che mi ha terrorizzato questa settimana è arrivata da Londra,
dove quel single gay sì, è diventato no. papà grazie all'utero in affitto della madre. Sì, sì, l'utero in affitto ma della questo madre. Secondo te è un diritto? No, l'utero in affitto della madre non è un questo, diritto. Questo no. è un l'utero egoismo, questo no. è un bieco e volgare egoismo, non quello, è libertà di scelta. Quello sì, sulle cose consanguine. Che uno single gay si rivolga all'utero in affitto della madre per diventare della papà... Madre no. Ma che si rivolga c'entra l'Europa, ma che si rivolga a un utero in affitto qualsiasi, tu sei d'accordo? No. Ma io sono perché i bambini nascano e crescano come anche buon Dio ha deciso. Ah no. Cioè, no, ma se poi uno è sterile, per carità di Dio, ci beh, mancherebbe di altro, se uno non è può gay, avere figli... no. Ma il figlio di un gay single. Pensiamo al bambino, cioè, oltre che l'egoismo del genitore, io sono gay, sono single e voglio diventare papà. Pensiamo al bimbo. Ma secondo te un bambino non può crescere bene con un single gay? Secondo me parte un gradino più sotto. Cioè, poi ci sono coppie che saltano, handicap, io sono divorziato. Parte con un handicap. Beh, vedi te. Parte poi con i matrimoni... sì, anche la famiglia non se la passa bene. Perfetto, diciamo, ma sto dicendo... Parla un divorziato, non sto dando lezioni di morale. Ma proprio, c'è il divorzio breve, se ne parla di te, lo vorresti? Io sono personalmente a favore, lascerò libertà di coscienza ai parlamentari della Lega, perché su questi temi etici... Secondo me non ci deve essere disciplina di partito. Però non hai lasciato libertà di coscienza a Tosi. Beh, insomma, a proposito di pesci, ho finito le guance da porgere. Mi ha dato del dittatore. Caino, dittatore. Basta, mi sembra per adesso. Sleale, scorretto. Estremista. Però, ma infatti, io pensavo che stesse parlando Renzi quando mi hanno detto: guarda, che c'è uno che ti ha dato del dittatore, del Caino, sleale, scorretto, estremista. Però chiariamo una cosa: lui no. continua a dire, anche qui da noi più volte l'ha detto, eccetera, che c'era un patto tra di voi per cui lui doveva fare. No, questo chiariamo una volta per tutte: doveva fare il leader del centrodestra, di leader, ma tu diciamo, pensi che gliene freghi qualcosa di chi ci sta ascoltando? No, quello no, adesso però, uno in coda, in tangenziale, secondo me uno che lo supera sulla destra, no, della guerra, Salvini Tosi, non gliene frega niente a nessuno, no, ma lo so benissimo, anch'io l'ho detto più volte, ma non ce ne frega niente, di massima, ma due anni fa, però rischiate di perdere il Veneto, un po' rischiate, se Tosi si candida, sì. Ma guarda, io rispetto gli avversari, Tosi da solo non arriva al 10%, la Moretti arriva al massimo al 30%, io ho l'ambizione che per non quello che ha fatto Lugazza... Sì, sì, ma per carità di Dio, la democrazia quanto vale, è bella. Secondo te? Il 6 o 7%, stando i sondaggi, non a Salvini, no? Io non ho la lampada, vabbè. 6 o 7%, nonostante il 6-7 vincendo lo stesso, secondo te? Ma perché in Veneto guardano quello che Zaia ha fatto, non a chi dice, promette... Cioè oggi i comuni della provincia di Vicenza sono incazzati perché il governo Renzi, Alfano sì. Moretti, ha tagliato altri 6 milioni di euro, che vuol dire tasse in più. Ragazzi, un po' di casini ve l'ha creati. Io preferisco non litigare che litigare, però se uno me la tira fuori... Ma è vera questa cosa, l'euro... ma gli avevi promesso questa roba? Ma che promesso? Se l'ha detto, tu fai il segretario, io farò il candidato leader del centrodestra. Oggi dov'è il centrodestra? Ma c'era un patto, sta roba no? C'era un non patto scritto tra di voi? Notaio, no, stavamo parlando come stiamo parlando io e te. Così, c'era una cosa informale. Sì, ma in politica non vale, dai. Cioè lui dice c'era un patto tra di noi. Salvini, su questo, Salvini è uno che prende voti. Due anni fa, il mondo, 2 anni fa. Parenzo ha detto che era ragione. E allora cambio versione. Sì. Perché se Parenzo mi dà ragione vuol dire che sto sbagliando. Ma in politica è ovvio, se uno è più bravo prende più voti e rivede il cigazzo. Ma il tema non è questo, è umano. A Parenzo quello che mi dicono su Facebook e su Twitter, sì, sì, di riportare a Parenzo, chiuderebbero la radio fra una decina di minuti. 30 secondi e torniamo, 30 secondi. Cruciani, datti una calmata, dai, capito? Lavoro in... Allora, Flavio Tosi ha dato del Caino e del dittatore a Matteo Salvini, che è qui con niente, noi. Niente, me ne farò una ragione. Te ne farò una ragione. Secondo me Caini sono i ministri che stanno votando la depenalizzazione di 157 reati in Consiglio dei Ministri. Loro sono dei Caini. E Tosi come lo definisci? Ma era un amico. Infatti, io sono andato pure al matrimonio. Anche gli amici hanno diritto di cambiare idea. Cosa ti devo dire? Ma dopo lui si sente tradito perché dice tu sei un dittatore che vuole imporre la sua linea anche in Veneto. Chi anche mi conosce in sa che io, anzi, mi accusano di essere troppo dialogante, troppo coinvolgente. Allora la colpa è sua che è troppo ambizioso, invidioso del tuo successo. Ma no, non di me. Lì penso che lui volesse prendere il posto di Zaia, però Zaia è bravo e quindi Zaia non però scusa, questa è un po' una follia. Com'è possibile che uno voglia prendere il posto di uno uscente? Io gliel'ho pure chiesto. Non devi dirlo a me, non lo cioè, so. Cioè, secondo te è questo? Voleva prendere il posto di Zaia alla fine? Voleva prendere il posto o condizionare Luca Zaia, che giustamente dice fatemi fare il mio lavoro. Ma quella della fondazione è una scusa, però, perché fino a poco tempo fa lui era... La fondazione esisteva anche prima, perché tu hai detto o la fondazione o la Lega. È la fondazione che fa cultura. Io in tessera ho la tessera dell'Avis, dell'Aido, degli Alpini. Beh, però un anno fa andava bene la sì, perché non faceva politica. Adesso si candidano.
In diversi comuni si candidano. E scusa, io ho questo lo capisce chi ci ascolta anche se non è della Lega. Se uno è un dirigente della Lega ed è dirigente anche di un'altra cosa, che nei comuni si candida contro la Lega. No, quello se si candida normale, contro, se si candida contro, non è contro normale. Con la Lega. Ma no, contro, ci sono diversi comuni dove la cosiddetta fondazione candida i suoi uomini alternativi alla Lega. Ma ah, ma è una scelta, si ha tradito la Lega, secondo te? Ma no, ma io gli faccio gli auguri, guarda. Tosi l'ha definito un pirla, non se porto lascia rancore, la Lega. Non porto rancore. Stai sereno, il problema dire, no? il mio problema sono le scelte del governo Renzi Alfano. Però lui è amico di Alfano. Questo dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, secondo me è il peggior ministro dell'interno della storia della Repubblica Italiana, quindi se uno pensa che il futuro sia Alfano, è andato anche a trovarlo lunedì, lunedì vado in Sicilia al CARA di Mineo, al centro immigrati di Mineo, 50 milioni di euro dei cittadini italiani all'anno per mantenere 4.000 presunti profughi, e lì ci sono 11 indagati fra cui parecchio NCD, quindi voglio dire vai a dialogare con Alfano. Senti, però dimmi una cosa, se Zaia magari non succede perché poi sembra che i sondaggi sono di un certo tipo, però se Zaia perde. Ma non perde Zaia. Vabbè, mettiamo come se Zaia perde, se la Juve perde lo scudetto, non perde lo scudetto la Juve. Però, attenzione, c'è poco da fare. Lo dico da milanista, è lì mettiamo, da vedere. Mettiamo che perde. Ma non perde. Tu una volta facevamo una scommessa e hai vinto tu. E tu non avevi pagato Pegno, però. No, la Lega, Parenzo, no, è Parenzo che doveva venire a piedi a Pontida. Se tu pigliavi più del 5%, e noi sarei venuto a piedi con i miei amici Rom a piedi. Bravo, vieni con i tuoi amici Rom, però di corsa, è proprio correndo veloce. Se Zaia perde, mi dimetto da leader della Lega. A parte che Zaio non perde. Vabbè, mettiamo. Io sono in discussione tutti i giorni. È chiaro che se uno perde delle elezioni si mette in discussione. Cioè, se Tosi si candida, Tosi? Non lo so, chiedetelo a lui. Mi no, interessa. Ma più o meno la tua previsione è che si candida, altrimenti che fa? Non so, scusa, ha fatto tutto questo casino per fare che cosa? Dunque si candida, si candida. Immagino, però con chi si candida? Con l'NCD? Ma no, fa la sua, che ne so, fa Alfano, quello che è. Alfano proprio... Che ne so, con Passera. Passera. Qualche altro nome... Ha un bel nome però, Passera. Qualche altro pezzo 90, Montezemolo. L'unica cosa buona di Passera è il nome però, questo bisogna... Io una volta gli ho consigliato, sono stato anche rimproverato dai suoi, di chiamare invece di Italia Unica Forza Passera. Secondo me prende più voti. Magari è una persona bravissima, però ha fatto il ministro con Monti e la Fornero. Uno che ha fatto il ministro con Monti e la Fornero, con Matteo Salvini e la Lega. Non la perde sta Fornero, ogni volta ti attacchi troppo a sta Fornero. Non c'è più. Ma perché non sta qua la Fornero? Io sono un non violento. Però con la tutti. Fornero non perdi la testa. Con la Fornero io dovrei proprio fare autocontrollo. Perché ci sono, ha fatto dei danni a migliaia di persone. Quasi per la violenza fisica con la Fornero. No, io sono un non violento. Però con la Fornero. Però dovrei cambiare marciapiede. Devi cambiare marciapiede. Oppure gli salteresti sul cofano della macchina come fece quell'amico tuo. No, poi peraltro non vorrei che fossero assolti quelli. Però apro e chiudo la parentesi. Che sono amici di Parenzo, tra l'altro. Sono amici di Parenzo. Tra l'altro invitati qui alla Zanzara. I signori non vengono perché dicono che io sono troppo contro di loro. Se salti sul cofano della macchina. Dicono ma come posso essere? Una testa di cazzo. Dicono che sono testa di cazzo. Se lo dicono loro, ovviamente me ne vanto. Io ho detto amici miei, però indubbiamente saltare sul cofano di una macchina indubbiamente diceva che era un gesto pacifista, ma io li ho presentati a Parenzo Salvini. Scusa, oggi quei fenomeni dei cosiddetti studenti che hanno lanciato sassi, fumogeni, uova e vernice contro la polizia, sono degli studenti, non avranno la mia difesa, sono dei cretini quelli che hanno solidarietà ai due militanti nostri, noi con Salvini a Cagliari, successo? Che sono in pronto soccorso perché sono stati aggrediti da una quindicina di zecche rosse. Sono questo i democratici perché li chiami zecche rosse? Perché hai preso da casa Pound questa... No, questo linguaggio... Perché si annidano fra i peli del cane e decidono chi è democratico ma e chi no. Ma quante ce ne sono di zecche rosse? Troppe. In Italia, tante centri sociali, per quanto mi riguarda, i centri sociali occupati abusivamente, lentamente, tutti con calma, rosse. Con le buone maniere, vanno sgomberati. Pubblicità, torniamo subito per l'ultima cosa. Parliamo un po' di Milan, però sempre la politica che parla... Non mi hai detto questa cosa... di Montari. Questa cosa di Montari, sicuro. Di Zaia non me l'hai detto, però, se perde. Ma Zaia non perde, ti cosa vuol dire? Facciamo il patto. Se Zaia ti dimetti da leader della Lega il giorno dopo, Zaia dimmelo, perde, sì o no? No, ma io mi dimetto se Zaia vince. Pubblicità, se Zaia vince. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, pubblicità. Lei è gli acquisti? Sì, capo. Buona Padania a tutti. Allora ragazzi, per finire questo discorso tuttosi eccetera, ma dal punto di vista tecnico, Parenzo. Ah, signor Rom, buongiorno. Che vuole fare una domanda, se no un Rom al telefono, una domanda a Salvini. Basta con i Rom, dai.
Che sull'uso c'è? Del rame. Si sente discriminato. C'è un mio amico Rom che vuole chiedere a Salvini perché li odiate così tanto. Non li considerate Feccia. Mio amico Rom che mi dice. No, Feccia ha detto sia un buon anno. Sia un buon anno. Lei non li chiama Feccia. Beh, immagino che sia d'accordo. No, non dire che tutti. Tutti sono ladri, no, e troppi quanti? Rom quanti? Sono ladri, quanti? Tantissimi tanti, sono ladri, 99%. Tutti no, ma non lo so, non sto lì a fare il bilancino, più o meno, so più che meno. Quando vado a visitare i campi Rom, che peraltro paghiamo noi, trovo macchinoni, TV Color della Madonna, orologi, telefonini, ultimo modello. Ci delle casette, non i campi. Le casette. Dagliela te la casetta. Come hanno fatto a Venezia, come ha fatto a Venezia È geniale dargli le casette. Ha fatto ma delle casette con riscaldamento, l'acqua, luce e il gas, e loro pagano a carne. Scusami, trattato italiano a Venezia. Però scusami, non voglio essere troppo salviniano, però io gli dico una cosa, e lo ripeto più volte a prescindere dalla presenza di Salvini, ma perché e l'ho detto anche l'altro giorno, sono stato a pranzo con la signora Pavlovic sono stato a pranzo con la signora Pavlovic, io la Diana Pavlovic è un amico comune, lì sei andato per altro, lei era è molto timorosa, io gli ho detto scusi signora Pavlovic, gli ho detto lei è simpatica, noi non odiamo nessuno, io gli ho detto signora Pavlovic, perché i signori Rom, i suoi amici Rom, lei ha avuto un percorso normale, cioè ha trovato lavoro, si è sposata, figlio, come così. Affitta la casa, vado da un'agenzia, allora io perché? Cioè perché la casa, tu dici bisogna dare la casetta, uno prende l'agenzia, cioè i giornali, va a un'agenzia, punza, perché non gliela affittano? No, se tu affitteresti la casa ai Rom? Tu la tua casa la affitteresti ai Rom, Matteo? A parte che non ho case da affittare. Vabbè, ma avessi una casa, l'affitteresti ai Rom? Dipende, no? Ma anche come quella storia di Bologna, che due si sono lamentati, siamo islamici, non ci affittano la casa. Esatto. Sarà libero di affittare la casa a chi cacchio vuole. Infatti, Luciani, non mi piace, secondo me non mi pagano, gliel'affitto. Certo, se arriva il Rom cencioso con quattro bambini che usa i semafori, no, spesso, se mi arriva, diciamo che l'immagine del Rom che abbiamo per Milano non è esattamente di quello che va in ufficio alle 8:30 della mattina. A due islamici, di cui la donna col velo, che si presentano a casa tua, affitteresti la casa o no? No, diciamo la verità, no, non l'affitteresti. Uno deve essere sincero. La donna che porta il velo non piace. Non ti dice, non è simbolo di oppressione. Se viene con la minigonna va bene, invece, non ho capito. Ma che ne so, io non mica gli chiedo se è islamico o non sei islamico. No, ma a me ho capito, è un concesso che avessi una casa da affittare che non ho perché non posseggo la seconda casa. A tutti noi tre ci può piacere di più la minigonna del velo e siamo va bene, però quello è il velo di è un gusti, simbolo no? di oppressione. È un ma simbolo se di prigionia. Se quella se lo vuole mettere, amico cioè, mio, proibito, vai a affittare dall'altra parte. In Italia va ma proibito. Ma c'è chi si mette la pochetta verde della Lega? Uno deve andare in giro a volto scoperto, a volto assolutamente scoperto. Qualcuno dice che tu hai detto Zaia vince. Allora vietano anche alla Madonna. Allora vietano, come dice Sgarbi, la Madonna. Ma la Madonna, con la Madonna non abbiamo mai avuto grossi problemi di ordine pubblico in Italia. Le suorine, le suore non no, vanno le in giro a tagliare le gole fino ma a prova contraria. Anche le donne islamiche col velo mica vanno in beh, giro. Diciamo a tagliare le gole. Che qualche islamico col velo senza velo, qualche problemino in giro per il mondo lo sta creando purtroppo. Senti, ma Zaia vince anche se Gesù Cristo è l'avversario, l'hai detto? Se anche se viene Gesù bambino. Se viene Gesù bambino, Zaia vince lo stesso. Ma sì, guarda, perché i tu adesso mi devi promettere qua gente che concreta. Ti dimetti domani ancora, ma se Zaia non vince, se a maggio Zaia non vince, io mi dimetto. Ma non posso, a parte è impossibile, che io un'ipotesi irrealizzabile. Esatto. Ma tu come il Milan vince lo scudetto, no? Ma è consideri difficile. La Moretti una No, beh, io ecco, è per quello. Gli avversari li rispetto, ma in questo momento di crisi ma economica. Ma perdere con la Moretti che sarebbe? Cosa significherebbe ma figurati. La Moretti termonucleare. La conosco bene i veneti anche di sinistra, c'è gente di sinistra che dice piuttosto che votare la Moretti voto Cruciani. No, beh, sono Cruciani. Però la forza di Zaia è quello che ha fatto, non quello che promette che farà. Quindi è quello. Io sono tranquillo per quello, perché hanno fatto tante cose. Sai chi c'è due piani più sopra? Chi c'è? No, un tuo amico, signor Napoletano. Dietro le sue 24 ore, che secondo me di economia non capisce tantissimo. Ti prego. No, non lo dico, mi metto in difficoltà. No, ha parlato Keynes adesso. Però c'è una differenza. Io riconosco i miei limiti e cerco di circondarmi di persone competenti. Vabbè, dai, quello è dietro le sue 24 ore, ma ci capirà di economia, dai, adesso. Non mi fare rispondere per forza a difendere. Difende alcuni grandi interessi, sicuramente no, il direttore dai, del giornale Confindustria vero, difende gli interessi della grande vero. Industria. Ma difende anche la piccola industria, difende anche i medi, Confindustria difende ma i piccoli imprenditori. Ma anche i piccoli imprenditori. Battutona. Ma anche i piccoli imprenditori. Sì. Dai, non mi fare rilevare il difensore adesso perché ti ho fatto la battuta che due piani sopra c'era ma Napoletano. Come, ma dai. Scusa, ma come uno che difende... Ma comunque, l'euro, devo dire la verità, lo sai che cosa ho detto io? L'euro, al di là del merito, vabbè, l'euro adesso c'è un sacco di gente che lo difende, dai. I grandi imprenditori sì, i piccoli medi imprenditori no.
anche ricco. E comunque devo dire la verità. E lo sai che il merito che è stato di Napoletano, io veramente te lo volevo dire, a me ha combattuto con te. Cioè, uno in televisione, questo rendi merito a questa cosa, ha combattuto come un leone. E sui temi. Ha attaccato. Sarà più competente di te, o no? Su questo glielo riconosco, perché di solito quelli che, fra virgolette, questioni iniziano. Leghista, razzista, omofobo, fascista, delinquente. Ma io battaglierei volentieri sulla flat tax, sugli studi di settore, sull'euro, sulle partite IVA. Tu gli hai detto che per reggere gli interessi, quello giustamente che fa il direttore del Sole 24 Ore, ci sono un sacco di piccole e medie imprese che fanno. Diciamo che è più vicino a Marchionne, probabilmente. Che, ma vero, guarda che Marchionne è andato da Confindustria. Se n'è andato da Confindustria, Marchionne. Ma se n'è andato dall'Italia proprio Marchionne. Ha fatto bene, secondo me, con le tasse, o no? Ha fatto male a prendere la residenza fiscale. Beh, col sistema fiscale che c'è in Italia, chi può scappare scappa. Ed è giusto che scappa, io ritengo, e fa bene, perché uno che fa impresa difende il suo diritto. Dunque, a guadagnare. Marchionne, la Fiat, l'aliquota fiscale al 15% riporterebbe in Italia tanti e tanti imprenditori. Quella è una stronzata, Valenzo. Perché c'è una cosa che si chiama tassazione progressiva. Se guadagni di più il 15% su 1 milione di euro è più del 15% su 1000 euro. Non è vero, c'è modo di rimettere la progressività in un altro modo. Il problema non è quello. Io sono favorevole, c'è un sacco di paesi, costa un sacco di soldi. Poi Rom, la flat tax in Rom ce l'hanno già applicata al 2%, pagano il 2% fisso sui redditi, peraltro non dichiarati, quindi. Ma da un punto di vista della logica, spiegato in 40, ti sembra normale che Marchionne, che non paga neanche le tasse qui, mettiamo, paghi la stessa tassa mia? Ma di che cavolo stiamo parlando? Agli ascoltatori della Lega in ascolto, voglio dire, cari ascoltatori della Lega, il problema è che oggi il milionario non paga. Oggi chi dichiara più di 200.000 euro in Italia è lo 0,2%. Spiegami ai tuoi elettori che tu vuoi far pagare le stesse tasse di Marchionne a quello con le pezze al culo, uguale. Il 15%, pagare meno per pagare tutti, c'è la fila per pagare le tasse. Costa un sacco di soldi, costa molti soldi. E secondo me è a pari. Ai due economisti che sono a Milano, ma che sembra normale? Ma parla col professor Rabusca che l'ha inventata, non con Salvini che è l'ultimo degli scienziati. Professor Rabusca, amico mio. Ma adesso aspetta un attimo, se devo discutere di economia con Davide Parenzo o col professor Alvi Rabusca, preferirei parlare con il professor Alvi Rabusca. Sto cavolo di Rabusca mi deve spiegare a me, che sono uno del popolo, perché Marchionne deve pagare le stesse tasse di quella sciura del cazzo che chiama Radio Padania e cucina la polenta. Devono spiegare perché? Ecco l'economia spiegata. Ma non ci avevate l'ambulanza una volta per andare a ricordare? L'asciura di Radio Padania che fa la polenta taragna deve pagare le stesse tasse di Marchionne. Perché se io porto tanti Marchionne a pagare le tasse in Italia, l'asciura non le paga. Ma Marchionne le paga già in Svizzera. Dobbiamo arrivare alla conclusione di questa puntata. Mamma mia che fatica. Allora lì Berlusconi dice che dopo la soluzione vuole i suoi, soprattutto dicono che sarà il nuovo leader del centrodestra. Non sarebbe tornare un po' indietro? Sì, sarebbe tornare indietro. Berlusconi ha tutto il mio rispetto per quello che ha fatto, per quello che farà. Come leader, ma come possono dire il nuovo leader del centrodestra? Berlusconi può essere importantissimo nel definire il nuovo centrodestra. Però non può più fare leader. Ma diciamo può giocarsi la partita. Io gli auguro di avere fortuna e tante altre vittorie, però io guardo avanti. E dunque Berlusconi non può più essere leader del centrodestra. Oggettivamente lo sanno anche i suoi, o no? Ma se gli elettori volessero, io sono per le primarie. Vabbè, d'accordo. Quindi però, se uno dicesse, innanzitutto, cos'è il centrodestra? Quali sono i progetti? Io vorrei mettere in piedi un progetto. Ma in Veneto, Forza Italia è con alla fine è con voi o no? Alla fine, Forza Italia ha detto che sostiene Zaia. Sostiene Zaia. Per cui ci sarà Forza Italia, la lista della Lega, quello che c'è. Sabato, oggi è giovedì, c'è sabato il consiglio della Liga Veneta, visto che per il Veneto decidono i Veneti. Ma alla fine, questa tessera che è fatta? È decaduto, che vuol dire, Tosi? Che l'avete espulso? Sì, è espulso. No, che non ha più la tessera della Lega in tasca perché ha fatto altre scelte. Ma perché gliel'avete tolta voi? No, non sono andato fisicamente perché uno decade, cioè c'è come l'albo dei giornalisti, se non rinnovi l'iscrizione decade. No, è strana questa cosa della decadenza, cioè non è espulso formalmente, sì, l'avete espulso, è un'espulsione, diciamo la verità. Si poteva iscrivere di nuovo però. Ma no, scusa, se ha scelto un'altra formazione, ma se ha scelto un'altra
un altro percorso politico per cui gli faccio gli auguri. Non è che la Lega è un tram, salgo, scendo, no, salgo, se scendo. Se si presenta, dice Ribus e ci salve, sono Flavio Tosi. Lo mando da te, lo mando da te, così ne parlate voi due. Io gli do la tessera di Italia Nazione Rom, che è la tessera che ho. Italia, tu hai la tessera di Italia Nazione Rom. Tientela, tientela. Ma io voglio capire una cosa, ma l'antifascismo, secondo te, siccome ti sei messo con Casa Paola, è finito? È finito, no? Ma è come l'anticomunismo. È una roba vecchia. Ma è una roba da libri di storia. Se uno va in piazza oggi al grido di sono antifascista, sono anticomunista, anche se uno è fascista, anche se uno dice sono fascista. Ma uno per me può essere fascista, comunista, non è importante, interista, milanista. È uguale, perché fascismo e comunismo hanno la uno stessa... deve, per me hanno commesso per gli stessi crimini. Se andiamo a guardare i numeri, qualcuno ne ha ammazzati di più. Stalin ha fatto più danni di qualcun altro. Cioè, la Costituzione poi la storia la scrivono i vincitori. Parenzo, basta con questa storia. Ma secondo me è un dibattito vecchio. Non tornerà nel fascismo, nel comunismo. Non se ne parla. Fino a che non ti sei alleato con Casa Pound. Alleato, sono venuti a parlare perché condividono alcune nostre battaglie. Dicono che siete alleati. Condividono alcune nostre battaglie. Ma magari entrano in qualche lista. Ma se arriva con un voi, movimento no? di sinistra a dire io condivido le tue battaglie, io faccio parlare anche lui. Per te è uguale. Certo. Parenzo, cioè, c'era una, no, ma infatti sul palco io sono andato lì a Piazza del Popolo quando Salvini. Hai parlato a nome degli esodati. C'era una di Sel, una signora di Sel, una di Sel che. Errori drammatici, perché voglio dire, esistono i gatti neri anche a sinistra. Però, ma si ragiona sui progetti del 2015, non sui fascisti e i comunisti. Se uno che ti dice sono mussoliniano, ti imbarazza un po' il capo di questi qua, ma dice no, sono mussoliniano, non te ne frega ma niente. Mi incuriosisce perché non torna Mussolini, ma come se uno mi dice sono per la rifondazione del comunismo, mi incuriosisce. Perché uno che pensa di rifondare il comunismo, cioè, mi incuriosisce. Come un mezzo matto. Ma mi incuriosisce, mi stimola. Come un freak. Io amo la storia, studio la storia. È come se uno mi dicesse torna al Duce. Non torna al Duce. Speriamo di no. Allora, senti, però il Milan, tu ti sei battuto contro, a parte la cosa di Muntari, vabbè, Muntari, un immigrato che non lavora. Ma sorridiamo, buon Dio. Però te la sei presa solo con Muntari. Ah, sei presa solo con Muntari. Ma tu l'hai visto giocare Muntari l'altra sera? Cioè, imbarazzante. Ma mio figlio giocava meglio. Vale, tuo figlio, dai, no. Muntari. Muntari. Ma poi avete pure, quei milioni di euro che prende. Avete pure rischiato che tornasse in Ghana, dici te. Ma scusa, ma con tu gli tutti... hai detto torni in Ghana praticamente, gli hai sì. detto. Scusa. Ma come sì? Cioè... Io dico che gli immigrati inseriti e che lavorano bene sono i benvenuti. Muntari l'altra sera lavorava male, è il suo lavoro, lavorava male in campo. Non puoi fare un rigore cioè, quel genere foglio lì. Di via, dici, foglio di ma via io tornerei Muntari. Ai tre stranieri, guarda. Io rimpiango Gullit, Van Basten e Rijkaard. Peraltro Gullit e Van Basten non erano ariani, quindi... No, ma voglio tre stranieri europei, magari, non tre non stranieri extra basta, uguale, no, tre chi stranieri. Se ne frega. Tre stranieri e otto italiani in campo. Meglio tornare... E se, ci si è messo di mezzo pure il signor Balotelli. Il signor Balotelli. Dicendo genius. Che tu, che lui farebbe politica meglio di te, meglio di te. Facciamo le primarie. Una volta era pure accusato di simpatie leghiste una volta. Balotelli? Sì, no, spero no, di mai. No. Spero che non. Spero non che è non il mio modello di cioè, vita. Speri non di vita addirittura. Vabbè, adesso perché è un po' ricco, spende un po' di soldi. La no, Ferrari. Ma io glielo invidio quello. No, è che. Invidi, cosa è che invidi? È maleducato. Solo i soldi. I soldi. I soldi sì. Beh, io non ho timore di dirlo. Avessi i soldi di Balotelli. Sarei... No, faresti un'altra cosa, dici, non staresti no, qua. No, farei, però sarei felice. Insomma, non è che senti, mi ma Inzaghi va cacciato? Dai, su. Sì. Lo dico con la morte nel cuore perché io ero il primo tifoso di Inzaghi in campo e quando è arrivato in panchina al posto di De Allegri ho stappato lo spumante. Lo so, appunto, perché tu sei stato tra quelli sì, che ha punito... Che riconosco punito... l'errore, cioè non riporterei indietro Allegri perché non mi piace. Non ti piace, va però bene. Inzaghi ha una squadra... Penosa. Sotto mano, penosa, imbarazzante. Però... Anche lui, però, non lo vedo molto presente. Dunque, durante dopo Allegri, minuti. Attenzione perché poi Allegri no, se ne andò. Poi porto la sfiga, sentenza no. di Salvini Pippo anche Inzaghi, su Inzaghi. Io, quando sono andato ad Atene, ho visto i due gol di Inzaghi, ho perso la gola e la voce e me lo ricorderò per tutta la vita. Però in panca non è fortunatissimo. Senti, non ti voglio chiedere nulla nella vita privata perché non ti chiedo nulla nella vita privata, ma è vera questa storia? Sarebbe una follia o no questa storia che vado. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, un bacione. Ciao caro. Ciao. Beh, amici miei, siamo al top. Siamo veramente al top. Radio Id Italia News. E secondo voi, cari
Esci. Si stava iniziando a parlare del caso Isoardi, è vero che eccetera eccetera, e va bene, sono le 9.48, era un po' lungo questo contributo, spero che abbiate avuto modo di farvi una vostra idea o soprattutto di avere una vostra opinione. Potete sempre partecipare su Spreaker, perché è questa applicazione che ci consente di dialogare con il mondo su qualsiasi tema. Tra l'altro inizieranno, anzi sono già iniziati alcuni argomenti che potrebbero interessare le signore che ci tengono al look, all'estetica, e quindi avremo dei contributi in lingua polacca, in lingua italiana, riguardanti la medicina estetica. Salutiamo un altro ristoratore, Michele Failla Catanese, con il suo cuoco fantastico Marcello Di Dio, in questo caso Nova Vera Italia, e invece in Gitnia, angolo Okopova, stiamo parlando sempre di Varsavia, un ristorante dove ho mangiato dei cannoli che praticamente gridavano vendetta. Ne mangerei adesso una guantiera, come si suol dire. Federico, sei ancora in onda? Dobbiamo parlare purtroppo anche di campionato di calcio. Il mio Torino ieri ha fatto una figura barbina, diciamo, come direbbe Mughini, un 2-0 che non lascia proprio neanche lo spazio di replica. Ci hanno, come si vuol dire, ci hanno potati con una difesa senza Glick, ma stiamo affilando le armi per la partita di giovedì, la corrida che ci vedrà contro i freddi colossi di San Pietroburgo. Dobbiamo fare almeno un 2-0 nei tempi regolamentari e poi lasciamo a Dio la decisione. Forza Vecchio Cuore Granata, quindi questa settimana è un in bocca al lupo a tutte le squadre italiane che partecipano all'Europa League. Una pacca sulle spalle al nostro conduttore Marco Bonanno, lo so, lo state attaccando in tutti i modi perché ci si è creduto un pochettino che la Roma potesse fronteggiare. Sta finendo nel peggiore dei modi: sconfitta casalinga con la Sampdoria 2-0, il Viperetta che dice: ma mi lasciate dirvi una cosa, mi lasciate domandare di me una cosa. E quindi insomma non c'è scampo, quest'anno un campionato all'insegna del grigiore. Vediamo un po' cosa dicono le prime pagine della Gazzetta dello Sport. Inzaghi l'hanno fatto viola, anche il Milan ieri, dopo un successo parziale di 1-0, è stata diciamo evirata e resa eunuca dalla doppietta dai due gol della Fiorentina, bellissimi gol sia l'uno che l'altro. E quindi che cosa potrebbe avere da raccontarci ancora questo campionato, se non il fatto che la Juve è la squadra migliore, messa meglio in campo, con le migliori risorse del momento, ma la differenza di livello tra la prima e la seconda è veramente abnorme. Non ho più parole, solo parolacce direi, perché abbiamo cercato ogni tipo di scusa, ogni tipo di cose, però insomma sportivamente bisogna riconoscere che questo campionato sarà ricordato quasi più per i demeriti delle altre squadre che non per i reali meriti della Juve. Per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani, mi aveva incuriosito questo articolo a fondo pagina del Corriere della Sera: House of Cards libera di oltraggiare, il protagonista sputa sull'immagine di Gesù. Cosa sarebbe successo con questi simboli islamici, soprattutto cosa sarebbe successo in un paese come l'Italia o come la Polonia anche? Lo scopriremo solo vivendo. Vorrei sapere se Federico è ancora all'ascolto, se non si è addormentato, se non l'ho tediato troppo oggi, perché c'è questa canzone, no, più che rosica. Buongiorno Gian Piero da Sfienci, mi sembra di aver fatto una disanima abbastanza obiettiva. I romani ci credevano, ma insomma fino a che punto può giungere la ricerca delle scuse, dei pretesti, delle misurazioni con Righello? Insomma, penso che non dia neanche troppo merito alla Juve questa vittoria di scudetto di quest'anno, anzi sarà ricordata come un anno
piuttosto mediocre. Noi abbiamo parlato di mediocrità e niente, una canzone molto, non è una canzone, è una sigla, tra l'altro chi va a sbirciare nelle nostre puntate passate, abbiamo dedicato una puntata intera ai cartoni animati e alle serie che noi ragazzi degli anni 80 abbiamo seguito. Io questa la dedico a Federico Sarnico, proprio non so perché non tutti la conoscono. Fiamme di Megalopoli, uragano di fuoco, sappiamo contro chi queste fiamme, vero? Megaloman, il più famoso degli eroi, Super Megaloman. Megaloman, sai trasformarti in gigante con un cuore bambino, hai nel corpo rovente, forse un'anima blu, Megaloman. Megaloman, 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 Megaloman. E si potrebbe tranquillamente indire un concorso scrivendo a iditalia@gmail.com. Chi è secondo voi il megaloman della situazione? Scriveteci numerosi, perché insomma io un'idea ce l'avrei, però c'è qualche megaloman in questa nostra simpatica, ma neanche troppo, comunità italiana a Varsavia. Megaloman, 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 megagaloloman, megaloman. Megaloman, e per la par condicio della ristorazione io saluto anche un simpaticissimo Fabio Parolari, Bassano del Grappa ma residente a Varsavia. Dobbiamo andare a trovarlo anche lui nel suo nuovo ristorante, sì, e magari se Ivan mi agevola, sai, so che Fabio è timido, il nome, così abbiamo fatto un'informazione completa con par condicio, e diciamo anche gli stronzetti, e ce ne sono, non è vero Walter? Walter Cherubini in questo caso, perché l'altro Walter non l'ho più sentito, quindi eviteremo di menzionarlo, scomparso nel nulla. Va bene, quindi dicevamo Fabio Parolari, grande cuoco anche lui, cucina regionale, quante buone pietanze ci ha fatto mangiare. Ascoltiamo ancora musica dei cartoni animati, era dedicata questa a Federico Megaloman. Erano quei cartoni animati giapponesi dove praticamente c'era tutto fuorché la spontaneità, ed era un, no, questo non era un cartone animato, poi era un telefilm con questi giapponesi misto con dei pupazzetti, proprio con degli effetti speciali che potevo fare io nel cortile di casa mia, però vedendolo mi squaglierei in questo momento in lacrimucce di nostalgia. E parlando di nostalgia, non vi proporrò sicuramente Nostalgia Canaglia, ma c'è un brano di una band australiana che forse a nessuno di voi frega, però secondo me, per finire bene questo martedì 17, rappresenta per me una delle 10 canzoni al top che ricorderò sempre con maggior emozione, insieme a un paio di canzoni, forse una di Battiato, non so. Fate questo esperimento, cercate di stilare la vostra top 10 delle top 10 canzoni della storia della vostra vita. Io ci metto questa di questa band australiana, Man at Work. In a freight out combi, on a hippie trailhead full of zombies, I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under?
Tempo decretato che per oggi può bastare. Po' sdravia Bevsceschi, doso bacene aiutro, puntual nes Enrico, Radio in Italia, Gogina Gisonte, nie, Gogina Givionte, pomeliggio, non c'è sdasa, c'è a domani. Un saluto speciale agli amici di Radio I d'Italia.